Siamo arrivati qui ad Accala, abbiamo fatto tutto il discorso del centro di ricerca di Accala, abbiamo fatto, mi sembra, un paio di sacrari, tipo una roba del genere, e si voleva fare più roba, cosa che però non è stata fatta. Ho sbloccato, ma non l'ho fatti, ma li andiamo a fare adesso, prima di partire, uno e due sacrari da fare subito. Poi, qua c'è la torre che va a sbloccare tutta la mappa nord, che fatti i due sacrari andremo a sbloccare la torre. Poi esploreremo tutta la zona qui, diciamo, del vulcano per poi andare al villaggio che ci porterà al secondo colosso. Nell'esplorazione cercheremo di fare almeno due sacrari per arrivare a 8, perché poi andiamo a prendere una barra vigore e un cuore. Questo è un po' il sunto. Poi il secondo colosso lo andremo a fare un'altra volta. Prossima live. Detto ciò, cominciamo. Sacrario di Zunakai. Allora, cominciamo. Sperando di non metterci mezz'ora a fare un sacrario. Ho presi. Se ci riusciamo stasera prendiamo il terzo e poi possiamo ampliare il nostro borsone. Mamma mia. No, la borsa è piena, vaffanculo. Vai a cagare. Sacrario più facile non poteva esserci. Ottimo. Easy. Easy. Forse perché l'impresa era arrivarci qua sopra, ma noi ce l'abbiamo fatta abbastanza easy. Basta saltare da là, praticamente, ovviamente quando non piove. Con la paravela si arriva qua, ci si arrampica e si arriva qua. Va bene, molto molto easy. Allora, andiamo qua al secondo sacrario. La prova del fuoco. Ho buttato la torcia. Mannaggia tutto. Allora, c'è una torcia? Vabbè, a parte che abbiamo una spada. A parte. Però non vorrei consumarla subito. Abbiamo qualcosa che pia fuoco? E poi potevo buttare anche questa tranquillamente senza problemi, ma. Ah, ho preso anche un po' di frecce. Si aspetta. Ok. Allora, famo una cosa, bruciamo tutto. Poi, ecco. Ok. Quindi siamo passati. Oh, buonasera Matti. Ciao caro. Bentornato. Ok. Allora. Ma teoricamente io. Però rompo anche le. Ok.
un opale, va bene. Potrei anche senza, però. Vai. Veloce. Che poi Matti, allora praticamente visto ieri sera è andata un po' battirocce, la borsa è piena, è andata un po' male, nel senso che volevo fare un po' di cose e poi si è fatto poco niente. Quel sacrario famoso poi me lo sono fatto per conto mio, e cioè è finita la live, sono un po' testardo. Non so se sto a fare una cazzata a spaccare queste cose. Rupia, ok. E quindi ho fatto quel sacrario lì e mo stasera faremo altra roba. Una rupia. Questo però come. Come si sblocca? Scusa, non c'è una chiave? Vabbè. Qua non c'era niente, vero? Dimmi che non lo devo rifare, ti prego. Ok. E quindi mo sto andando un po'. Ho appena cominciato, sto andando un pochino avanti. E andremo a fare un po' di esplorazione nel monte andando verso il villaggio del secondo colosso. Sperando di non metterci tre quarti d'ora. Vabbè, non si trova la chiave. Tiriamo dritti. Facciamo finta come se fosse tutto quanto a posto. Stallaggio. Era lei? Sì, sei detto. Alla città dei Goron, esatto. Lassù ci sono un sacco di rupi. Scoscere la passata seconda. Fa così caldo che la pelle ti prende fuoco. Pozione ignifuga. Almeno 3. 60 rupie per una. Dammene 3. Allora, teoricamente dovrebbero bastare forse 2. Tipo, per arrivare al villaggio. O anche una sola. Però, visto che noi ci perderemo forse un po' in giro, è meglio prenderne 3 per sicurezza. Poi, eventualmente, torniamo qua. No, qua non c'è un cavolo. Accesso al Monte Morte. Bene. Cazzarola fai. La testa. Bello. Pulito. Prendiamola per sicurezza perché non abbiamo armi. Ma me l'ha spaccato?
No. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai di questa. Ale. L'abbiamo fatta. No, no, questo assolutamente, assolutamente. Questo è vero, è verissimo. Concordo, concordo in pieno. No, qui intorno per ora non c'è niente. A occhio. Grazie, grazie. Grazie mille. La Zora è figa davvero, sì. La Zora è bella. Poi è molto utile. È molto più utile, secondo me, per un discorso di esplorazione rispetto a quella del vulcano. Comunque già il fatto che puoi nuotare più veloce, salire le cascate ti dà una grande mano. A me sta mappa mi è sempre piaciuta, un botto. Quella del vulcano è fighissima. Dunque, allora abbiamo sbloccato la torre. Bene, adesso. E mo, appena passeremo queste rocce, toccherà usare la pozione. Giusto? Esatto. Esatto. Dove cacchio la stava? Lì c'è anche. Ah, eccolo il sacrario. Ah, vedi, mi ricordavo io che c'era. Lì c'è una lucertola. Poi questo. E allora, l'unico simulatore, se si può chiamare così, è. Ho giocato a Formula 1 e c'ho il volante. Quello è l'unico livello di simulatore che c'ho. Ma che rischio. Questo lo posso sollevare? Vieni a me. Ok, non voglio morire. Non sono un fenomeno, purtroppo. E poi andiamo al villaggio in modo da poter prendere la tuta e poi poter girare liberamente. È a puzzle. Perché è a puzzle?
giusto? Ok. Le cattiverie, Link, proprio a calci. Ok, chiave presa. Adesso. Apriamo. Mai stato in niente, non ti preoccupare. Qua. Ferma, immobile. Ok, quello l'abbiamo rotto. Pizza, grazie per il follow, benvenuto. Entra, maledizione, entra. Ok. Ma qua tocca fa. Lo sapevo io, lo sapevo, lo sapevo. Mamma mia, che. Silenzio. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. Pizza, benvenuto. Grazie per il follow. Se ogni tanto vedi che metto la fotocamera, è normale, eh. Sono io sdatto con i tasti. Vai tranquillo. Dov'è lui? Vaffanculo. Sasso di merda. Poi ci torniamo, a fargli il culo a sto stronzo. Don't worry. È sulla lista. Che ci va a sbloccare quel villaggio che dobbiamo costruire in qualche modo o aiutare a costruire. Mamma mia, che schifo la salgemma. Vabbè, e che è uno di questi, però non mi ricordo chi. Mi sa lui, tipo. Bulda. Roccia, io scavo, scavo ieri. Mi hai fatto per spezzare la schiena qui al buio. Se senti di un altro lavoro che possa fare al caso mio, fammi sapere. Dovrebbe essere una roba del genere. Mo' dopo lo facciamo. Tanto a Finterra, zone limitrofe, dobbiamo andarci. Oh, ciao Ale. Buonasera, bentornato. Come stai, caro? Tutto bene? Tutto a posto? Ma che cazzarola è? Oh, puttana Eva. Ah, questo è il cazzo di colosso di merda. Abbiamo anche finito le pozioni. Bravo Link. Vai, racconta, racconta. Eccolo. Non lo faremo stasera. Stasera no. Però la prossima live potrebbe essere su di lui. Comincia il live di Mindy. Bello, deciduai. È la forma base, lo so, però è bello. Prossima live facciamo il colosso, eh? Quindi dobbiamo prepararci al meglio. Semmai mi preparerò tipo armi, frecce, robe e quant'altro off camera. E siamo al villaggio dei Gorodo. Gorodo si chiamano?
700. Ma tua zia. Che tocca fare? Però l'elmo col piffero che lo prendo. E abbiamo l'armatura, quindi teoricamente non dovrebbe più servirci la pozione per sopravvivere a questo inferno in tutti i sensi. Allora, noi dobbiamo andare ora a trovare Yubono, salvarlo da quello che sta facendo. E che sta facendo un macello. E poi potremmo cominciare la missione del colosso. Ma ci facciamo l'ottavo sacrario. Molto di più. Fiamme danzanti. Ok. Allora, possiamo usare questa. No, questa le spacca e basta. Allora, fendi rocce. Già meglio. Prendo il cappuccio. Io infatti anche sulle altre run il casco è orribile. Brutto come pochissime cose al mondo, e ho sempre preso solo il resto. Ho lasciato sempre libero tutto. Allora, queste toccava bruciarle perché tipo bruciano sopra, se mi ricordo bene. Come ti permetti? Guarda che pigna che tira. Bam. Stacunch. Ah, bei tempi. Quando per livellare una squadra ci mettevi mesi. Ok, allora serve una chiave. Qua c'è questo. Ah, se io faccio così, che succede? Ok. Che cosa carina. Come il pane. Allora, qua si scende giù. Ok. Cioè, ok, più o meno. Tipo. Ah, giusto, non mi devo.
Yeah! L'abbiamo fatta. Piccola chiave, perfetto. Perfetto. Vedi che alcune cose ancora me le ricordo. Che memoria, ragazzi. Ah, non è finito? Oh, porca puttana. Ok, ok. Ah, sì, è finito. Vai a fanculo allora. Pensavo durasse molto di più. E siamo a 8. Perfetto. Yeah. E yeah. Volentieri. Allora, porta vigore. Una barrettina in più. Portacuore. Perché l'obiettivo è arrivare il prima possibile a 13 cuori. A 13 cuori si può prendere la spada. Ma per la spada suprema c'è un bug, un glitch che proveremo a fare quando raggiungeremo la spada, che permette di poterla prendere anche con tre cuori. Quindi stai zitto. Le squame sì, però guarda, si fanno anche abbastanza easy, eh. Proprio molto molto facile. Certo, l'unica cosa è che devi perdere un po' di tempo, però se sai più o meno i posti e ti regoli bene anche con le tempistiche, le farmi facile. Ah, io vorrei provare ad affrontarli, però vorrei anche scappare. Proviamo. Ah, ma perché devo andare qua? Vaffanculo. Vaffanculo. Ma c'ha ragione. Se no come stracavolo fai? Ma c'ha ragione. Per forza. Col buio non ci vedevo niente, meno male. Allora, abbiamo fatto. Molto, molto easy. Guardala come se la volteggia.
Madonna. La preghiera di mio figlio. Tutto spaccato. Risolla quando vuoi. Ma perché mira a fanculo? Ciao brothers. Va bene. Adesso. Allora, non credo sia la strada giusta questa. Anzi, forse sì. Ah, ok. Ok, giusto. Colpito e affondato. Eccolo, Yubono, Yunobo. Allora facciamo questo, poi finiamo. Ci salutiamo, chiudiamo. Sicuramente ringraziarti, a presto. Ok. Bella, bella bro. Link, non ti muovere, fermo lì. Vi ringrazio. Bacioni. Grazie ai nuovi ragazzi iscritti. E poi settimana prossima affronteremo il colosso. Buonanotte a tutti. Ci vediamo di là, sul canale rosso. E ragazzi, grazie, come sempre, grazie. Buonanotte.